Senatore Bagnai, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Giunge oggi al termine una vicenda legislativa che è nata in un clima economico e politico completamente diverso, sul quale varrà forse la pena di spendere qualche parola proprio per motivare il voto favorevole che ci accingiamo a dare. Vorrei intanto cominciare ringraziando i colleghi delle commissioni riunite che mi hanno accompagnato nel percorso di conversione del decreto. Un percorso che con un garbato eufemismo mi permetto di definire accidentato. In un periodo in cui le cosiddette regole, che poi sono quelle che a sinistra una volta si sarebbero chiamati rapporti di forza, si stanno sbriciolando, come da noi più volte auspicato e preconizzato, lasciatemi dedicare un commosso pensiero di solidarietà al regolamento, che invece spero resti saldo qui a tutela di tutti. Soprattutto a tutela di quel bene prezioso, perché, ahimè, severamente razionato dalla natura, che è il nostro tempo. Tempestività non fa rima con frettolosità e non fa rima neanche con arbitrarietà, ma insomma, scordiamoci questa esperienza. Il percorso di questo provvedimento nasce, lo ricordiamo, il 15 gennaio scorso, quando il precedente Presidente del Consiglio presentò alle Camere una relazione ai sensi della legge 243 del 2012 chiedendo uno scostamento di bilancio da 32 miliardi. Il presupposto dell'intervento era l'introduzione di nuove misure restrittive che erano state prese a dicembre e poi consolidate col decreto legge 2 del 2021 e con il DPCM del 14 gennaio. La finalità era quella di fornire un ulteriore sostegno alle categorie colpite dalle misure restrittive, misure che si riteneva sarebbero state relativamente transitorie. Sappiamo poi quali vicissitudini abbiano ritardato la spesa di queste risorse. La crisi di governo ha portato a emanare il decreto sostegni solo il 22 marzo scorso. Sappiamo anche che le misure restrittive sono proseguite e sono ancora in vigore con diversi gradi di intensità. La Lega, scegliendo con senso di responsabilità di sostenere questo esecutivo non di unità ma di salvezza nazionale, è riuscita a imprimere a questo provvedimento la sua cifra di buonsenso e di concretezza. Se da qualche mese non sentiamo più parlare di codice Ateco è perché questo provvedimento accoglie, fra le altre, una nostra specifica richiesta, più volte espressa in queste aule. Anche l'innalzamento del tetto di fatturato da 5 a 10 milioni, pur con i limiti che l'arbitrarietà di qualsiasi soglia definita porta con sé, ha contribuito ad allargare la platea dei beneficiari e segue da una nostra richiesta. Infine, a più di un anno dall'inizio della crisi e con la tempestività di analisi dei dati offerta dalla fatturazione elettronica, non aveva più senso ricorrere a un criterio di idoneità arbitrario come il calo di fatturato nel solo mese di aprile, che penalizzava ingiustamente tante attività caratterizzate da andamento stagionale. Anche il criterio di idoneità del mese di aprile, da noi sempre contestato, è stato aggiornato e migliorato nel provvedimento, prendendo come riferimento non il fatturato di un mese, ma il fatturato medio mensile. Altra e non meno importante richiesta che la Lega aveva avanzato fin dal mese di novembre, l'anno bianco contributivo, che qui viene rifinanziato con esonero dei contributi previdenziali minimi dei lavoratori colpiti, autonomi colpiti da un calo di fatturato. Una misura che affianca quelle prese a tutela del lavoro dipendente con il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali. Però non voglio addentrarmi negli infiniti dettagli della misura. Siamo ormai abituati a provvedimenti di urgenza che hanno le dimensioni di una legge di bilancio, ma se volessimo discuterli adeguatamente dovremmo riformare il regolamento dando la discussione altri tempi. L'elenco delle tante cose fatte in Parlamento, sia pure con risorse limitate, per migliorare il decreto è stato fatto in discussione generale. Voglio dire con chiarezza che siamo, credo, tutti consapevoli dei limiti che anche questa misura necessariamente porta con sé. E siamo naturalmente grati all'opposizione che, svolgendo il suo ruolo, ci aiuta in questa importante crescita di consapevolezza. I limiti della misura derivano in primo luogo dal fatto di essere stata concepita in tempi in cui si riteneva che le misure restrittive sarebbero state più circoscritte nel tempo e dal fatto che una crisi di governo ha ritardato l'erogazione dei fondi. Dobbiamo però contestare e distanziarci da polemiche sterili come quella che, equivocando spregiudicatamente sul criterio di idoneità, definito sulla media annua del fatturato mensile, ha accusato questo governo di voler compensare con un indennizzo irrisorio la perdita di fatturato del 2020. L'indennizzo, in effetti, andrebbe,
commisurato ai mesi di ulteriore clausura previsti al momento in cui lo stanziamento è stato disposto, dicembre-gennaio, non all'anno 2020. I numeri ci dicono che con questo provvedimento questo governo ha dedicato ai contributi a fondo perduto una somma pressoché identica a quella che il precedente governo aveva allocato in 4 decreti. Ed è già in arrivo il primo provvedimento interamente concepito dal governo in carica, il Sostegni 2, finanziato da uno scostamento da 40 miliardi e indirizzato al mondo dell'impresa. Questi sono i numeri di questo governo e questo è un cambio di passo documentabile. Dopodiché, senza tema di compromettere la serenità del clima esterno e interno a quest'Aula, mi permetto di osservare quello che tutti sappiamo e che la stessa relazione sullo scostamento del 15 aprile dice con chiarezza. L'esperienza dimostra che, cito, aperte virgolette, il rimbalzo del PIL può essere molto forte non appena la vita sociale, economica e culturale si riavvicina alla normalità. Ecco, normalità, proporzionalità degli interventi. Ecco, io se guardo in alto, oltre il velario che riporta le effigi dei padri della nostra civiltà giuridica, io vedo più su affacciarsi da una nuvoletta l'inconfondibile fisionomia sorniona di Giorgio Gaber e mi immagino il suo divertimento nel constatare che oggi oltre al culatello o alla giacca anche certe molecole sono di destra, mentre oltre alla mortadella o ai jeans anche chiudere è di sinistra. Io chiedo scusa ai colleghi progressisti per lo psicoreato di utilizzo abusivo di una loro icona, ma assicuro che è stato fatto a fin di bene per attirare la loro e la nostra attenzione su un punto. Auspico che la verifica sull'efficacia e la fondatezza delle misure di intervento non farmaceutico, cioè sostanzialmente delle chiusure per capirci, che la Lega ha chiesto e ottenuto per metà maggio, possa svolgersi in un clima sereno e nutrirsi di valutazioni basate sui fatti e sulla letteratura scientifica vera, non su quella dei talk show. Abbiamo visto un'altra stagione di guitti da talk show, quelli che difendevano l'austerità. Viene da dire che in questo caso la storia si è ripetuta, prima come farsa e ora si sta ripetendo come tragedia. Il vero sostegno all'economia sarà liberarla, naturalmente laddove ci sia un fondamento scientifico per farlo, ma questo fondamento non ci sarà se il dibattito si fossilizzerà su preconcetti ideologici, quelli verso cui Gaber manifestò divertita e motivata insofferenza. E se si confonderà la scienza con lo scientismo. E ve lo dico contro il mio interesse, perché se invece si ragiona così, confondendo scienza e scientismo, poi si finisce come a Madrid, perché l'aspirazione alla libertà è incomprimibile e a chi ha voluto comprimerla, quale che ne fosse il motivo, la storia ha sempre presentato un conto salato, nel migliore dei casi in termini elettorali. Guardiamo quindi al futuro con fiducia, ma soprattutto con razionalità, e intanto votiamo favorevolmente questo provvedimento.